Che cosa fanno? Dobbiamo fermarli! Ehi, belli! Perché non mi colpite? Vi sfido! Andiamo! Ehi, voi! Vi sfido! Sì, vi sfida! Dio mio! E what time! Dai! Però il gioco mica te le spiega tutte ste combo, A sto punto vai di rotolata, almeno lo tiriamo giù uno. Sai cosa? Beccati questo e vaffanculo. Ecco fatto. Leviamoci dalle scatole sti maledetti lupetti. Ecco qua, oh, finalmente, a posto. Oh, ma guarda. Benissimo. Allora, scusami un attimo. Ho bisogno di spostarmi, se il gioco me lo permettesse. Ecco qua. Dammi la rapa. Andata. Prendiamo sto bastoncino. Ehi, amico, picchiarti. Lo faccio io per te. E questo lo mettiamo qua. Kaboom. Vedi che botto cosa, che è ancora lì la porta. Facciamoli saltare. Ecco fatto. Assaggia il fuoco. Prendiamo sto coso. Corri! E via. Oh, finalmente. Che botto, mitico. Mamma mia. Ancora quanta gente c'è in sto maledettissimo posto. Oh. Ecco fatto. No problem. Dai. Continuamente. Facile. Aspetta che prendo questo e anche la balalaika, che è l'arma definitiva Kung Fu suprema questa. Porca miseria, che male. Hai visto il tuono? Ti sto portando il tuono. Un altro l'ha visto. Ma dai, l'avevo schivatissimo. Morto? Oh, finalmente. Sembra piuttosto spaventata. Ancora? Ma perché? Ma che volete dalla mia vita tutti voi? Maledetti. Vabbè, aspetta un attimo. Cosa? Eh, puoi aprire il cassetto interno? Va tutto bene, siamo qui per aiutare. Certo, siamo qui per aiutare. Intanto la minaccio con questa balalaika in mano. Allora, posso passare? No, peccato. E via. Andiamogli a suonare una canzoncina. Vabbè, guarda. Che fatica arrampicarsi. Ah.
Boss fight. Bella vista però. Ancora per poco, Panda. Questo è un doppiatore che c'era anche in... è il doppiatore di Padre Corvo, di Darksiders 2. Bell'armatura. L'ultima che vedrai nella tua vita. Quando ha le braccia alzate. Preso. Allora aspetta, ho bisogno di ricaricare il ki. Ecco fatto. Ancora, ma basta un po'. Quando dici tu, eh? No, e dai. Oh, ci hai messo troppo a caricarlo. Cretino. Allora, è facile in realtà. Quando si avvicina ai barilotti, vuol dire che devi attaccarlo. Il punto è che dovresti guardare l'ombra, ma non si vede. Ok, basta un pugno solo, quindi non serve neanche la spiralona. Vabbè, io per sicurezza la carico. Quindi adesso ha anche cambiato pattern, ci insegue anche. Vabbè, tanto in realtà è una cagata. Basta continuare a muoversi e lui non ti colpisce mai. Vai! Preso! Ma sta scappando. Ha appena fatto un tuffo ad Angelo dalla torre. Esatto. Wow, e l'ha chiuso. Chiusura non proprio perfetta. Ma ho vinto. Qualche punto di stile. Almeno ha lasciato il palazzo. Peccato si sia portato via l'armatura. Grazie. Oh, grazie, grande Po, possente guerriero. Di niente. È il mio lavoro. Vorrei che quel malvagio gorilla non se la fosse svignata con la mia armatura migliore. Preferirei fosse distrutta piuttosto che vederla nelle sue mani. Ha senso. È un artigiano serio. Ma c'ha ragione. Torna al villaggio. Ma c'ha ragione lui poi, scusami, piuttosto che darla al nemico che, parentesi, non l'ha neanche pagata e te l'ha rubata. Sai, sì, la distruggerei piuttosto, anche io sceglierei quello. Adoro il Kung Fu, certo, ma bisogna sempre arrampicarsi così tanto. Oh, l'hai scelto tu, eh. Ma quanti gorilla ci sono? Troppi da gestire per te. Non credo. Perché non apri il cancello e non mi fai uscire? Così non sprechiamo tempo. Esatto. Abbiamo l'ordine di tenerti qua a palazzo mentre il capitano invade il villaggio. Spirale Kung Fu! Morto? Allora, aspetta. C'è la chitarra. Benissimo. Preso. Chitarra best weapon. Vai. Ancora. Madonna mia, che fastidio quel salto. Ma quanti siete? Ma quanti gorilla ci sono in Cina? Eccessivo, eh. Meno male che poi è indistruttibile. Mamma mia. Ancora. Sì, anche io. Se poi mi basta un colpo per ucciderti, tanto meglio.
Oh, finalmente. Sì, 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 arrivo a suonarti la balalaika. Che poi gli dico balalaika, ma non è neanche detto che sia quello lo il nome giusto. Mamma mia. Terribile, terribile. Non è giusto. Io sono qui. Ah! Dio mio. Lo faccio io. Spirale Kung Fu. E ho annullato la spirale Kung Fu per fare un insta kill. Va bene, non è... non importa. Ecco fatto. Morto? Ora lo è, di sicuro. Sono proprio bravo. Mamma mia. Su, su, su. Ritorniamo al villaggio che il gorillone ci aspetta. Spero che dopo questa sia finita. Sia finita, ti giuro. Ecco l'orso e il suo amico Scarafaggio. L'orso. Mi ha già scacciato da questo villaggio una volta. Coraggio, Po! Facciamo un bel frullato di scimmie. Ah, peccato, ne ho preso solo uno. Mamma mia. Manco lo stessi mettendo a rallenti. Spirale Kung Fu. Ma dai, mi ha interrotto l'attacco. Ah, che palle. No problem. Ma sai che mi sa che a sto punto in sto gioco tanto vale continuare ad attaccare col triangolo, veramente. Vado a sinistra, vado a destra, chissà cosa. Ecco fatto. Spirale Kung Fu. Ecco qua. Mamma mia. Basta? Ah no, ancora. C'è là di nuovo lo strumentino musicale? A questo punto, scusami, no, me l'hanno tolto. Ridammelo, così lo riutilizzo subito. Oh, dimmi che è morto, ti prego, sì. Davvero? Di qua, Po. Vorresti vedere cos'altro mi serve? Oh, finalmente. Mamma mia, vai tigre, aiutaci tu. Metti sta scala. Mamma mia. È terribile. Ancora alla carica con quelle zampacce. L'ultima volta non mi hai fatto niente, grazie a quest'armatura. Certo. Ah sì? Ma questa volta non hai una torre da cui tuffarti. Oh, hai ragione, ora ho proprio paura. Mi sono portato qualche pezzo d'artiglieria. Oh, attento! Pure. Mi ha cambiato l'angolazione. Dai però. Sparate per favore. Sparate, se no non riesco a colpirlo. Ma io che devo fare? Allora, devo evitare il suo barile. Lui dà l'ordine di spararmi e io colpisco lui. Ok, ha senso. Sarà un combattimento molto lungo. Pensavo di poter entrare, sincero. Ah.
No, ti prego. Non me lo dire. Ok. Pensavo si fosse bloccato lì. Vabbè, aspettiamo. Colpitelo. Tanto è talmente preventiva la luce rossa che tanto anche se io rimango fermo, lui comunque lo colpirò lo stesso. Aia. Vabbè, tanto c'è talmente tanto cibo che posso continuare a farlo all'infinito. Dai. Colpitelo. Kapum. Andata. Credo. In realtà c'è ancora un colpo, probabilmente. Lo sapevo. Ecco qua. Facile. Dai, su, sali su quella cacchio di piattaforma. Ancora. Vabbè, chi se ne frega se mi hai colpito. Tanto di cibo ce n'è. Ah, ma posso colpirti? Ma nessuno me lo dice. Scusami, io guardo l'armatura e penso, non posso ancora colpirlo. E invece, a quanto pare potevo e come. Vabbè. La mia armatura, l'hai rovinata. La pagherai per questo. L'hai rubata. Ah sì? Mettila sul mio conto. Filiamocela. Scappiamo. Io me la do a gambe. E c'ha ragione, il nemico più intelligente che abbiamo visto fino ad ora. Ah, vola battuto! I saccheggiatori sono sconfitti! Il villaggio è libero! Wow, Po! Gran combattimento! La mia migliore armatura rovinata! Ma sono lieto che tu l'abbia restituita al suo legittimo proprietario. Grazie, mister Po. Nessun problema. È compito di un maestro di Kung Fu. Come me. Trova tutte le parti dell'armatura. Ecco, questi sono tutti i pezzi che ho trovato. Eccellente, maestro Po. Grazie per il duro lavoro. Un attimo. Cos'è questo? Un bigliettino? Un bigliettino? Non conosco questo simbolo. Significa che i gorilla non stavano agendo da soli. Perché lavorano? È un mistero ripieno di dubbi, farcito di indovinelli e con un tocco di salsa segreta. Boh, io devo aggiungere davvero qualcosa?